Eccoci di nuovo qui, richiamo ancora una volta la vostra attenzione per il prossimo ospite che non ha bisogno sicuramente di presentazioni, lo conoscete tutti quanti, ma abbiamo pensato di introdurvelo con un video un po' simpatico preparato dai colleghi della redazione di Spam. 120 secondi. Enrico Mentana, classe 1955, nato a Milano, giornalista. Eccoci qua, buonasera. Una carriera che è passata attraverso la RAI, con un esordio storico durante il matrimonio tra Carlo e Diana. Diventa caporedattore e poi vice direttore del TG2. 11 anni passati in RAI prima del grande salto. Quando alle ore 13 del 13 gennaio 1992 nasce il TG5. In breve tempo Mentana forma e trasforma il suo TG nell'appuntamento informativo più seguito dagli italiani, riuscendo a superare il TG1. Era le 5 e il TG5 hanno modificato completamente quella che era la programmazione di oggi. 7 milioni di telespettatori alla prima puntata, l'intervista a Farrukh Hassan, il tragico primato della notizia della morte di Giovanni Falcone e la strage di Capaci. Altro anch'io. Discorso finale, onorevole Occhetto. Allora, Mentana, moderatore dello storico faccia a faccia tra Achille Occhetto e Silvio Berlusconi. 12 anni di conduzione, fino all'11 novembre 2004, quando è lo stesso Mentana ad annunciare le sue dimissioni dal TG5. Dal 2010 assume la direzione del TG La 7 e, oltre al boom di ascolti, le sue conduzioni diventano virali sui social network. Non ci credo. Perché mi hanno rubato il caricabatteria? Sei ubriaco! Cioè, è una scena deplorevole. Dove Mentana diventa un vero e proprio simbolo della lotta agli analfabeti funzionali e agli haters. Chi lo definisce eroe, chi blastatore, comunque l'account piuttosto attivo di Enrico Mentana è tra i più seguiti in Italia. Qualche pagina a lui dedicata. Mentana è anche, purtroppo, interista. Ma su questo la redazione juventina di Spam preferisce non esprimersi. Ciao Enrico! E non... Prego, benvenuto. Grazie di essere qui. Si accomodi. Non ci esprimeremo neanche noi sull'Inter, vero? Beh, insomma, voglio dire, qui il linguaggio del corpo... Parla, è il mio vestito. È abbastanza casuale. Esatto. Vabbè, ma... Io sono un po' emozionata, oltre che una... No, anch'io dopo questo linguaggio che ho avuto in questo... Ti ho detto che sarebbe stato un video un po' simpatico. No, ma è vero. Neanche i miei familiari sarebbero stati così bonari nei... Enrico Mentana, giornalista, conduttore televisivo e da un anno anche editore di un giornale interamente online che si chiama Open. Lei è sempre stato un sostenitore delle nuove tecnologie. Com'è nata questa idea? È nata dal contrario di quello che bisogna pensare vedendo e sentendo e anche conoscendo me. È nato dal mio desiderio di restituire un po' della gran fortuna, come si è ben capito, che ho avuto nella mia vita professionale. Io so benissimo che se fossi nato 30 anni dopo non avrei avuto neanche un decimo delle chance che ho avuto. Perché? Perché la forza, le occasioni, l'apertura che ha avuto la mia generazione e poi si è tramutata nel fatto di avere una sorta di dittatura generazionale a scapito delle generazioni successive. Così che 40 anni fa un giovane, come è successo a me a 25 anni, poteva entrare al TG1 e due anni dopo, 27 anni, essere un conduttore. Oggi sembra un film di fantascienza, una cosa di questo genere, e non perché il mondo sia drasticamente cambiato, ma semplicemente perché le opportunità professionali sono drasticamente diminuite. Allora, avevo presente questa cosa, ce l'ho presente perché le aziende editoriali, perché succede tutto questo? Perché ovviamente il giornalismo è un mestiere sempre meno gratificante dal punto di vista degli introiti per chi fa l'editore. Questo vuol dire che è più difficile assumere e che soprattutto i giornalisti, essendo notoriamente poco amovibili grazie ai vantaggi che hanno ai loro contratti, non sono licenziabili, restano nelle aziende fino alla pensione. Così nessun editore ha più assunto giovani e se li ha assunti, con dei ruoli che restano sotto perché non c'è ascensore sociale all'interno delle redazioni.
scusate se l'ho fatta così burocratica, ma la sostanza è che un giovane ha pochissime possibilità in Italia di diventare un giornalista che può esprimersi appieno. Essendo conscio di questo, che la mia fortuna è stata anche la sfortuna di generazioni successive, ho detto, gli anglosassoni parlano di give back, devo restituire un po' di questa fortuna, delle occasioni, delle chance che ho avuto. Quindi con i miei soldi faccio nascere un giornale in cui assumere con veri contratti giornalistici a tempo indeterminato 20 giovani. Questo doveva essere una parte dell'impegno. È chiaro che se fai questo, non è che gli fai fare la gazzetta parrocchiale, no? Approfitti del fatto che fai nascere un prodotto fatto da giornalistico, fatto da giovani e che quindi si proietta nella realtà del futuro, che il giornalismo tradizionale non garantisce, anche della professione giornalistica per quanto riguarda il rapporto tra chi legge e chi scrive. Quindi un qualcosa che nasca sui mezzi tecnologici più moderni, fatto da giovani per i giovani. Voi direste che si legga sul Natel, perché la sostanza è che la prima cosa, la più importante, è che chiunque sia giovane o abbia dei figli giovani o dei nipoti giovani o dei bisnipoti giovani sa che i giovani si informano quasi esclusivamente sullo smartphone. Anche Canetta lo fa, per dire il vero, quindi non soltanto i giovani. No, no, è la verità, non c'è da ridere, perché i dipendenti che hanno riso sono stati segnati tutti. Poi, Maurizio, ti dico tutti i nomi. E allora qual è il discorso? Che se tutti i giovani si informano con Google News, guardando qua e là sui siti, attraverso gli smartphone, perché non pensare all'idea di un giornale che nasca per lo smartphone, scritto da giovani, che sia, in ipotesi, in speranza, letto dai giovani, per creare una nuova generazione, un circuito di nuova generazione che informa e si informa. Questa è l'idea di Open. Con altre cose, primo, è nata proprio sulla mia pagina Facebook, cioè ho detto il 7 luglio dell'anno scorso, ho preso una decisione, questa roba qui che ho detto, no? Poi ho detto mandate i curriculum, sempre via Facebook, mandate i curriculum a questo indirizzo mail, sono arrivati 15.000 curriculum. Ho passato una bellissima estate invece di leggere romanzi d'appendice o rotocalchi, no? A leggere curriculum, ne sono stati setacciati 200, ho fatto 200 colloqui e ho preso 20 giovani e hanno cominciato dalla fine di dicembre a fare Open. È ovvio che Roma non è stata costruita in un giorno, no? Quindi certo. Il lavoro, cioè, però è una cosa molto gratificante. Non ho fatto un euro o un franco di pubblicità, cioè il giornale è nato fuori, totalmente alternativo in assoluto ai circuiti tradizionali. È stato pubblicizzato soltanto, non pubblicizzato, è stato annunciato dalla mia pagina Facebook e dalla mia pagina Instagram e poi ovviamente dalle pagine dei social fatti dallo stesso Open, perché questo deve essere un'avventura alternativa, anche perché ho dei motivi miei, io faccio un altro lavoro, certo. No? Diciamo che il mio volontariato è anche qualcosa di più questo, di editore di Open, perché il mio core business è quella roba lì che abbiamo visto e voglio continuare, anzi domenica prossima fare la maratona sulle elezioni in Umbria, non è che posso dire no, non la faccio perché devo fare l'editore di Open. E ai giovani lascerà fare prima o poi una sua maratona? Ai giovani? Visto che ha detto di aver dato fiducia ai giovani con Open. Ma io, vediamo di intenderci, non sono io che non ho assunto i giovani, sono gli editori. Io da editore, anzi, ho assunto solo giovani. Giovani. Anzi, se devo dire la verità, io credo di essere l'editore italiano che nel 2018 ha assunto più persone, non più giovani, più persone in assoluto. Cioè 20 assunzioni, non le ha fatte il Corriere della Sera, non le ha fatte la Repubblica, anzi, può essere successo il contrario, no? Cioè non le ha fatte nessuno 20 assunzioni, le ho fatte per far nascere quella cosa. E 20 giovani, secondo me, 20 praticanti, no? No, non so se sia uguale, no, non è sicuramente uguale, simile, c'è un contratto simile a quello di praticantato, sì, sì. Ecco, 20 nello stesso anno secondo me non si facevano da tanto tempo, che lo faccia un editore che sostanzialmente, non dico che sia nullatenente, ma non è certo ricchissimo, per una cosa che non aveva avviamenti se non i miei accantonamenti, beh, è una cosa di cui sono orgoglioso. Quindi figuriamoci se non vedrei bene. La prima volta che io ho fatto una maratona,
è stato, avevo 26 anni, 27 anni, e c'era, se la chiamiamo maratona, e c'era un esperimento che si doveva fare di far esplodere delle cariche lungo un versante del vulcano Etna per veicolare la lava in maniera che non andasse a investire gli abitati più vicini, perché c'era un'eruzione che stava arrivando. Quella cosa doveva succedere di giorno, invece tutto, per vari motivi meteorologici o di altro tipo, si è allungato. Io conducevo il telegiornale della notte, no? Quel telegiornale della notte, mettiamo, è iniziato alle 11:30 ed è finito alle 5 di mattina, no? Quindi l'attitudine, e la verità è che chiunque faccia il giornalista è stato alle prese con cose di questo tipo. Sono andato a rivedere, la prima volta che si è usato il termine maratona per una cosa che ho fatto io è stato per le elezioni americane nel 1988, ero ancora al TG1 ed ero il capo dei servizi speciali e facemmo la trasmissione notturna, è del tutto normale, tutti coloro che hanno fatto i giornalisti in televisione sanno che ci sono degli avvenimenti di lunga portata, quando ero a Mediaset al TG5 ne ho fatti tantissimi, c'è stato un giorno in cui ero a prendermi un gelato, mi hanno detto sai che è successa una cosa, un aereo è entrato in una delle torri gemelle, poi dopo un pochino mi hanno telefonato, guarda è successa una cosa, un altro aereo è entrato nell'altra delle torri gemelle, ah, ho capito. Da lì sono arrivato, sono entrato in studio e ci sono stato fino al giorno dopo. Quindi è chiaro, questo è il nostro lavoro. Il genere maratona è diventato un'altra cosa, no? È una cosa che diventa un po' news, un po' commedia dell'arte, no? Sì. Un po' col canovaccio, no? E le maschere, e un pochino talk show e un pochino tante altre cose. È un genere che per fortuna ha incontrato. Invece i giovani di Open come si stanno cavando? Si può già fare... È vero che non c'è una redazione fisica, ma che lavorano con mezzi completamente nuovi, con modalità diverse dalle redazioni classiche. Sì, un po' di... Lo vuoi? O è già tuo quello? Sì, sì, è già mio, grazie. Grazie mille. Sai, noi dell'Ottocento siamo... Sì, è vero, soltanto in parte, no, non è così. Cioè, in realtà c'è sempre questa, ormai si è creata questa, questo mito, no? Per cui le cose più moderne succedono, no? Uno da casa, oppure addirittura mentre in strada, si monta tutto nello smartphone. Magari, io dico, magari si facesse, no. C'è una sede fisica, tra l'altro, una cosa sfociava nella mitomania perché l'ufficio era stato trovato in piazza Mentana a Milano. Allora, per fortuna si è optato per uno che è a 50 metri di distanza, però è sempre in quella zona. C'è un ufficio vero e proprio, perché io credo che si possa attendere, superare l'idea di redazione. Ci sono sempre i talent garden in giro per il mondo, sempre di più sono degli spazi in cui tu ti appoggi, ma in realtà puoi lavorare da ovunque, perché questa è la logica del mojo, no? Del mobile journalism. Però io personalmente credo che innanzitutto se tu inizi a fare il giornalista non puoi già volare da solo. Hai bisogno degli spazi di confronto. Certo, l'esperienza di didattica, anche dei redattori. Di didattica, certo, perché nessuno nasce imparato. Lo dico perché a 25 anni, quando sono entrato al TG1, anch'io da giovanissimo pensavo di spaccare il mondo, ma facevo una caterva di errori, che se non ci fossero stati dei pazienti e colleghi un pochino più esperti, mi dicevano guarda stai facendo una, no, non posso dire come dicevano, però stai facendo una fesseria, e io non l'avrei capito da solo. Quindi c'è bisogno dello spazio di addestramento, di tirocinio tradizionale. Poi è bello volare da soli, ed è bella l'idea di un giornalismo che, siccome non è quella del quotidiano, qual è la vera differenza filosofica? Che consigli per gli acquisti? Acqua. Che un quotidiano è una cosa che ha le sue liturgie. Tu fai la riunione all'inizio della giornata o addirittura all'inizio del pomeriggio, sguinzagli tutti, cominciano ad arrivare gli aggiornamenti, notizie, gli articoli degli inviati, cominci a decidere la gerarchia, fai tutto quanto, sistemi la prima pagina, fai tutti i titoli, vai in tipografia e la mattina dopo la gente legge il giornale. Questo è davvero novecentesco. È veramente anacronistico, nel senso che un giovane di oggi dovrebbe teoricamente alzarsi, fare colazione, lavarsi, vestirsi, uscire, andare all'edicola, pagare dei soldi
per avere un giornale con le notizie del giorno prima. Quando già, tornando indietro, riavvolgendo il nastro, nel momento in cui si sveglia, senza neanche alzarsi dal letto, può aggiornarsi in tempo reale, in mille modi diversi. È chiaro che il giornale è la tradizione di noi novecenteschi, no? Allora, andiamo all'oggi. Chi lavora a una testata online non lavora in un giornale, perché un giornale presume una cadenza quotidiana, lavora in uno strumento di informazione continua. E quindi le riunioni servono fino a un certo punto. Bisogna essere naturalmente affiatati e sapere che si fanno delle cose, che sia mattina, pomeriggio, sera o notte, perché sennò la logica non può essere quella soltanto di dire io alle 8 di mattina guardo Open piuttosto che un'altra cosa. Devo poterlo dire alle 6 di notte o alle 6 del pomeriggio, a mezzogiorno, alle 2, alle 3. Questo postula che o fai una riunione permanente, una situation comedy, che sempre tutti sarebbe insieme, che sarebbe, ecco, sarebbe complicato. Sarebbe un Grande Fratello. No, ma non solo il Grande Fratello, anche perché succederebbe come il Grande Fratello, se tu vivi sempre insieme, poi alla fine, dopo 9 mesi, ci sono già 3-4 figli, ma poi soprattutto succede, no, veramente, che non hai più vita. Chi sta solo nelle redazioni? Ci sono, quanti giornalisti ci sono qua dentro? Vabbè, tu puoi alzarne 2 di mani, lo sei meritato. Vedo anche qualche mitomane che ha alzato la mano in nostri. Però qual è la cosa peggiore? È stare tutto il tempo in redazione, perché non vedi il mondo, non conosci la realtà. È come se, infatti, alcuni dei giovani, io ho detto, ragazzi, ma non è possibile, voi siete qui da 3, 4, 5 mesi, non siete mai andati a vedere, che so, il Palazzo di Giustizia che sta a 3 chilometri da qui, le notizie si vanno a cercare, insomma. Anche qui, purtroppo, l'idea scolastica, universitaria che ci si fa, è che si impara le nozioni, i concetti, la vita, si imparano leggendo. Ma non è vero. La realtà, soprattutto nel giornalismo, è fatta di fiuto, inciampo, conoscenza diretta, rapporto ruffiano, tutte queste cose che si fanno nella realtà, soprattutto se tu teorizzi, come ho teorizzato all'inizio, e loro dovrebbero teorizzare e effettuare, soprattutto che col mobile journalism tu vai in giro col tuo smartphone e riprendi la realtà e la racconti. E la monti, e la registri, e ci fai tutto, stando lì con quella cosa. Non hai bisogno della fisicità del giornalismo novecentesco, che dove il più ardito di tutti era quello che telefonava, c'era un povero stenografo che prendeva il testo di quello che tu raccontavi, e poi quasi sempre era un inviato che aveva saputo le cose dal taxista, che lo portava all'albergo, questo era il massimo che si faceva. Tanto tu potevi dire, nessuno lo controllava, che eri stato in prima linea, che avevi intervistato il re della Cambogia, qualsiasi cosa, tanto chi lo verifica se è vero o falso? Gli interessati non lo sapranno mai, nessuno legge dall'Asia i giornali italiani, e questa è stata tanta storia del giornalismo italiano, fatta di palle colossali, oltre che di straordinari reportage veri magari. Però per un giovane di oggi che non va in mondi inesplorati, perché nessun mondo ormai inesplorato, e anzi da quasi tutto il mondo le immagini ti arrivano già da sole, tu devi fare qualcosa di diverso e soprattutto farti le ossa se vai in giro, non se stai in redazione. Abbiamo capito che lei è un sostenitore del cercare le notizie delle nuove tecnologie che possono anche aiutare e avvicinare i giovani all'informazione. Una notizia di qualche giorno fa: in Svizzera una persona su 3 non si informa più sui media tradizionali, quindi non legge più i giornali, non guarda la televisione, si informa sui social. Secondo me sono anche di più. In Svizzera il dato era questo, il dato. No, ma ricerca, cioè, però la verità è che non è edificante dirlo spesso, no? Ma molta gente dice mi informo, sì, che hai fatto, ho letto Novella 2000 una volta al mese, no? E però ufficialmente hai letto i giornali, cioè, almeno dal parrucchiere. Almeno tutti, cioè c'è gente che dice, uno calvo che dice l'ho letto dal parrucchiere, si vedono delle bugie conclamate, evidenti, no? No, però a parte gli scherzi, ciascuno, insomma, non c'è bisogno di essere colti o ignoranti. Nessun giovane, almeno in Italia, legge i giornali. Cioè, se uno va con una di quelle seggiole pieghevoli da regista o da spiaggia davanti a un'edicola e si mette lì, sta lì tutto un giorno, non vede l'atto di un giovane che va lì a comprare i giornali. E se ci va è per il nonno, no? Che il nonno gli ha chiesto, ti do la mancetta, vai a prendere i giornali. Cioè, la questione è ovvia. Cioè, se i giovani non leggono i giornali, se non guardano la televisione, perché la guardano solo per le cose on demand e la guardano nello smartphone, dove si informano? Su Google News.
come voi sapete, Google News è uno strumento non da buttare via, però la sostanza è che ti informa sugli argomenti su cui sa che tu ti sei già informato. Cioè, se tu passi il tempo a guardare siti porno e sulla Juventus, ho scelto due delle perversioni maggiori. Ah, sto scherzando. È la risposta ai ragazzi. E poi ti darà, Google News ti darà un fracco di notizie, tralascio una metà, le altre su Cristiano Ronaldo e cose di questo genere, no? Poi ci sono quelle sulla Juventus. No, pazzesco. No, e questo è il problema, cioè si rischia di avere poi una cultura abborracciata e approfondita, semmai su alcuni temi che sono quelli su cui già ti eri informato, e invece sei all'oscuro di tutto il resto. La cosa bella della nostra fruizione novecentesca e dell'informazione scritta o televisiva era che d'improvviso, dopo che avevi seguito una notizia che riguardava un argomento di cui eri fortemente appassionato, arrivava a bruciapelo un'altra notizia a pagina dopo o nel servizio successivo di cui non sapevi niente, ma già che c'eri la seguivi e cominciavi a interessarti anche a quello, possibilmente, no? Adesso il rischio è questo: un'informazione sagomata, tutta on demand, in cui però si perde progressivamente la visione d'assieme. Per questo non basta la apparente informazione che c'è adesso attraverso gli strumenti forniti dai motori di ricerca. Per questo ci vogliono prodotti che siano direttamente dedicati ai giovani, perché parliamoci molto chiaro, tutto quello che c'è online, che facciamo noi telegiornali, i giornali e tutto, è l'estensione online dei prodotti giornalistici tradizionali che facciamo, giornali e telegiornali, con un occhio evidente al pubblico nuovo, no? Quindi invece di esserci le cose su Mascia Cantoni, ci sono le cose sul fenomeno più giovane che c'è nella Svizzera italiana o dintorni. Perché? Perché si pensa che così si attraggono i giovani, ma non è così che funziona. Ci vogliono prodotti che siano nella nuova dimensione. I giovani non è che siano diversi, no? Nel senso che chissà quali spinte o motivi di interesse diversi hanno, però non sono neanche così stupidi da pensare, ma tu da non accorgersi che gli si dà un prodotto che è soltanto la versione giovanile dello stesso prodotto che hanno rifiutato. Parlavamo bene appunto prima del rischio di questo fenomeno bubble, di essere rinchiusi in questa bolla dove riceviamo solo le informazioni che ci interessa ricevere. Secondo lei, Enrico Mentana, la digitalizzazione ha creato disinformazione? Oggi sui social siamo, una volta c'erano il filtro dei giornalisti, no? È un mestiere che si impara, vero e proprio, per cui si studia. Oggi siamo un po' tutti giornalisti, opinionisti. Qual è il pericolo? Pericolo, qui il problema, quando io ero piccolo, c'era una, quindi 50 anni fa almeno, c'era una pubblicità di due che sorseggiavano un vermouth e dicevano che le cose stavano cambiando, ma questo non può durare, duraminga, no? E perché? Perché c'è sempre un atteggiamento che si chiama misoneista, cioè contrario a quello che è nuovo. La realtà, il mondo cambia, la società cambia, i gusti cambiano, gli interessi cambiano e le tecnologie cambiano. Con gli occhi novecenteschi noi possiamo pensare e guardare tutto quello che vogliamo, ma un giovane di oggi ha setacciato gli interessi e a volte lo ha fatto benissimo. E comunque non è colpa di chi nasce negli anni 2000 se sono crollati il comunismo, il socialismo, il fascismo, tutte le cose, le polarità che hanno allargato la politica e reso la politica una cosa che ha appassionato e fatto anche guai, oltre che cose positivissime, nel Novecento. E quindi già quella è una cosa completamente diversa. Cioè, i non giovani seguono ancora la politica sulla spinta novecentesca. I giovani possono fare a meno di seguire, perché sono obiettivamente inutili, tante di queste cose. E questo ho fatto solo un esempio, ne potremmo fare mille altri. Noi siamo ovviamente portatori di una cultura che è stata lunghissima, perché siamo grandi noi e perché questa cultura è stata in oltre mezzo secolo di pace e quindi ha costruito tante cose, ma c'è stato il passaggio. Il passaggio tecnologico al digitale si è accompagnato al passaggio all'altro passaggio, quello per cui non c'è la suddivisione del mondo in blocchi e c'è la possibilità per tutti di viaggiare a costi bassi. Questo ha cambiato totalmente i parametri. È inutile quindi che noi diciamo i giovani, i vecchi, com'è diverso, si informano meno. Si informano diversamente. Mm-hmm.
e non possiamo pensare che ci sia improvvisamente una, due generazioni nuove che sono stupide a prescindere, o di cui siamo noi a dare i voti, perché non è così, è semplicemente una cosa diversa, sono semplicemente un'etnia diversa, la vogliamo mettere così, così è più facile. La democratizzazione delle nuove tecnologie, no? Che offrono molte più opportunità di un tempo. Lei, Enrico Mentana, è sempre stato molto reattivo a questi cambiamenti ed è uno dei principali influencer in Italia. Immagina lui... gli altri. Mezzo milione di follower su Instagram, oltre un milione su Facebook. Lei sente, ed è seguito anche molto dai giovani, sente il peso di questa responsabilità? No, sento il vantaggio di questa responsabilità. E sento che questa responsabilità è l'unico ponte che possiamo avere noi vecchi rispetto al nuovo mondo. Ma non perché, sai, arriva il vecchio e fa il giovane, no? Come quelle signore, una volta c'erano delle signore di una certa età, non dico più quale, perché una volta lo dicevo l'età, adesso sono più vecchio di quell'età io, quindi non lo posso dire, che però si mettevano la minigonna per sembrare più giovani, no? O mettiamola diversamente, quei settantenni che si mettono i jeans, no? Non è così che si fa il ponte. Il ponte non è generazionale, il ponte rispetto a come è cambiato nell'era digitale, nell'era dei social, il ruolo del giornalista. Noi stavamo su una torre d'avorio, nel senso che chi faceva informazione non incontrava, se non sporadicamente, occasionalmente, al bar sotto casa, chi ne era il fruitore. Cioè c'erano masse, teoricamente adoranti o no, che dicevano quello è il mio strumento di informazione, oppure quello so, fa il giornalista, quello è un giornale, quello è un telegiornale. E il rapporto era ovviamente squilibrato, anche perché noi non sentivamo quello che dicevano di noi o che pensavano di noi, no? C'è quel film, non so se avete presente, quel film con Mel Gibson, What Women Want, no? Sì, che geniale. In cui lui improvvisamente può sentire i pensieri delle donne. Ecco, se i giornalisti avessero potuto sentire i pensieri dei lettori, dei telespettatori, non penso che sarebbero stati felici, no? E comunque non poteva succedere. Adesso succede, perché invece di pensarlo, a volte si capisce che non lo pensano, nel senso che è più difficile pensare che scrivere sui social a volte, però tu puoi vedere cosa pensano di te, soprattutto coloro che non ti amano, ma anche coloro che semplificano il pensiero, o coloro che hanno delle critiche costruttive. Tu puoi fare due cose allora nell'era dei social, restartene sulla torre d'avorio o scendere dalla torre d'avorio. Io ho detto da subito, bisogna scendere dalla torre d'avorio e misurarsi. Misurarsi però vuol dire misurarsi con uno che ti può chiedere scusi, ho visto quella cosa, lei ritiene che la situazione in Germania possa, oppure quello dice sei un pezzo di scemo, sei un venduto, un cameriere, un servo, e allora tu hai due possibilità, o gli scrivi come si permette o non gli rispondi, oppure gli rispondi per le rime, sapendo che una volta un grande aforista diceva non si discute mai in pubblico con un cretino, perché chi segue la discussione potrebbe non cogliere la differenza, no? E lui ti batte con l'esperienza. Invece sui social è vero il contrario, se tu lasci spazio al cretino, sei tu un cretino, perché il cretino troverà dei sostenitori, perché lui dice, ah, così si fa, gliela canta chiara. E invece se tu vai sui social, ci vai come si va sui social. È inutile andare in una palestra di pugili amatoriali, no? Pugili dilettanti, se poi accetti di prendere pugni ma non di darne. Se vai in una palestra per pugili, impari a prenderle e a darle. E così è anche sui social. È così che ci si fa vedere come si fa. Io mi illudo, senza essere attivissimo o questi grandi debunker, però di aver fatto anche delle battaglie che siano esemplari per un po' di gente che magari si sente in uno stato di minorità rispetto ai, non solo ai haters, ma a quelli che hanno la prosopopea del web e che sembra che siano prevalenti per ingombro, per prepotenza più che per peso reale in termini numerici. Per questo è importante starci. Poi quello ti porta anche, certo, una popolarità che deriva dal fatto che ci stai. Però posso assicurare che è anche una bella fatica. C'è del metodo a fare contemporaneamente il direttore e conduttore di telegiornale. E volevo arrivare proprio. Avere un'esperienza radiofonica quotidiana, poi anche stare sui social e fare l'editore di Open. Vuol dire che non dormo da qualche anno praticamente. Esatto, infatti era quello che le volevo chiedere, no? Cosa faccio stasera? No.
dovendo anche rispondere a questi messaggi, spesso anche senza filtri, no? Perché purtroppo il social è anche questo, la gente si permette di dire cose che faccia a faccia non direbbe, diventa davvero quasi un lavoro a tempo pieno, dove trova il tempo a ricordare. Ma secondo me nella vita, adesso innanzitutto noi ce la tiriamo tantissimo, come si dice con la locuzione italiana, per il lavoro che facciamo, ma noi siamo, cioè due o tre generazioni fa, molti dei nostri predecessori lavoravano 7 giorni la settimana nei campi o nelle fabbriche per 8-10 ore e non avevano tutte le possibilità, gli agi, gli sfoghi che avevamo noi, infatti non si lamentavano. Secondo me, per un giornalista, soprattutto, c'è, per un uomo di pensiero, diciamo, a vario titolo, di una professione liberale, intendo dire, non che io sia un pensatore o un filosofo, per carità, lo dico a nome dei filosofi, e c'è la possibilità, se non si soffre di ansie, perché questa è la cosa più importante, se sei ansioso fai un terzo delle cose che puoi fare, ma se non sei ansioso, io praticamente nelle pieghe, che so, della preparazione del telegiornale, un'occhiatina alla posta, social, poi devo fare un intervento radiofonico, ce n'è uno un'ora prima del telegiornale, e poi insomma tu hai il tempo e il modo per seguire tutto. Anche perché non è che devi passare dagli asparagi all'immortalità dell'anima, da Trump fino a Jovanotti, no, a parte che sei abituato a farlo perché fai il giornalista, però se non sei ansioso riesci a fare tutte le cose insieme. Ed è anche un tutto armonico, perché tu devi essere in grado di essere, questo è un consiglio che mi permetto di dare, perché tutti svolgono un lavoro o studiano e poi sono anche social, tu devi essere sempre te stesso. Non puoi atteggiarti o interpretare un personaggio. Se sei te stesso, sei fragrante e sei sempre sulla stessa lunghezza d'onda, dici e pensi sempre le stesse cose. E questo viene percepito. Bene, questo è uno dei vantaggi anche delle nuove tecnologie, potersi evolvere rimanendo anche però, della sanità mentale, un vantaggio dell'apparente sanità mentale, cioè dell'assenza di ansie, che è una botta di fortuna, come quelli che hanno una grande memoria, quelli che hanno gli occhi azzurri, cioè ognuno ha i suoi vantaggi. Mi riferivo a quello di poter gestire al meglio il proprio tempo anche grazie alle nuove tecnologie. Dove sta andando l'informazione e il giornalismo? Qual è il futuro di questa professione? Questa è una domanda a cui è difficile pensare. È come chiedere qual è il futuro delle diligenze dopo i primi treni. Cioè, si sa che il punto di caduta qual è quello meno esaltante, nel senso che è evidente che non tanto per l'intelligenza artificiale, di cui abbiamo sentito sostituirà degnamente in molto il lavoro giornalistico, perché per fare il tabellino di una partita di calcio non c'è bisogno di un giornalista, se lo può fare l'intelligenza artificiale lo farà allo stesso modo. Sospetto che succeda già nei tabellini televisivi durante le partite, che quella roba sia affidata non ai giornalisti ma a dei macchinari, no? Quindi progressivamente il superfluo sarà tolto dal giornalismo. Quello che sarà il superfluo, nel senso che lo farà una macchina allo stesso modo. Io dico una macchina, un'intelligenza che non è quella umana. Dopodiché cosa resta al giornalismo? L'opinionismo, ovviamente. O il racconto, l'umanizzazione del racconto. C'era una domanda durante il panel precedente che arrivava da quella parte, no? E si chiedeva appunto cosa resta, se progressivamente potranno fare tutto altre figure di intelligenza artificiale, robot o quant'altro rispetto al lavoro giornalistico. No, resta questa cosa, resta che ci sarà comunque da scegliere tra opinioni diverse, da formare un gruppo di ascoltatori, spettatori, lettori. E per far questo ci vuole quella cosa che nessun prodotto in scatola può pretendere di fare meglio di un cuoco, cioè andare ogni mattina al mercato a vedere cosa sono le primizie, cosa sono le cose buone quel giorno per farci dei piatti. Quello lo può fare solo l'intelligenza umana e di capire questo è utile per i lettori che ho io. In questo posso stupirli, perché la macchina potrà dire molto, io dico sempre la macchina, ma ci capiamo, vero, no? E l'intelligenza non umana, attraverso i dati,
le profilazioni che ha di chi legge o segue comunque il prodotto giornalistico, può dire questo gli piace, no? È chiaro che un, come l'uomo, ancor più chi gode dei big data, è in grado di dire che cosa si aspetta un pubblico. Ma come fai a stupire un pubblico? Come fai a non farlo entrare nel risaputo? Questo lo può fare soltanto l'intelligenza umana, quella vera. Quella cosa che è naso, che non si insegna nelle scuole di giornalismo, nelle università di giornalismo, perché sennò ci sarebbero anche le università di pittura e tutti sarebbero Caravaggio, invece non è così. Cioè c'è quella cosa per cui si è tutti one of a kind, per cui queste cose sono soltanto dell'individualità umana. Quella cosa che a volte è errore, a volte è schizzo, a volte è presa in contropiede, tutta questa cosa continuerà a essere dell'intelligenza umana, e quella cosa è quello che resta del giornalismo. Certo, è diverso, è profondamente diverso per un motivo principale: progressivamente nessuno spenderà più un franco per l'informazione, ormai è percepita come gratuita, ma se è gratuita, come paghi chi fa informazione? Saranno pochi e pagati dalla pubblicità o da fondazioni o da crowdfunding. Questo però presume un rapporto umano. Tutto questo sempre presume un rapporto umano. Bene, grazie Enrico Mentana. Qualche domanda dal pubblico, magari? Qualche domanda dal pubblico? Le ragazze dei selfie, dimostrate che non fate solo selfie. Fate domande. Bene, allora, c'è forse una domanda, eccola là. Buonasera, grazie, sì, molto interessante. Io volevo fare una domanda, Enrico Mentana. Non si rischia di creare una società di, io li chiamo consumatori perché rappresento i consumatori, più sola, con tutto questo, questa apertura, questo cambiamento della tecnologia che entra in questo modo? Sì, ma questo si poteva già dire quando arrivarono le prime televisioni, quando arrivarono le prime lavatrici, quando arrivarono le prime lavastoviglie. Tutto ovviamente ci... è tutto è home, no? Cioè quello che vendono le grandi case produttrici di non soltanto di elettrodomestici, ma di tutto, è che tutto possa essere fatto in casa. I giovani addirittura rischiano di fare una vita in casa perché i social, le cose online, le partite, tutto quanto, lo puoi vedere. Addirittura la nuova economia che è fatta da questi poveracci che ti portano la pizza in casa, in bicicletta, tutto questo porta a che cosa? Che il giovane e meno giovane del nostro tempo può non uscire di casa per nulla. Poi però, mentre già sei lì pronto e dici appunto con la tua intelligenza non artificiale, ma stiamo creando una generazione di giovani che non escono di casa, poi improvvisamente i milioni vanno in piazza con Greta Thunberg, dimostrandoti semplicemente che sono diversi da te e che del resto tu, se avessi avuto tutte quelle cose 40 anni fa alla loro età, essendo ventenne, le avresti fatte tutte. È chiaro che le nuove tecnologie sono tutte per favorire il fatto che tu non ti debba spostare. Ma questo non crea una generazione. Anche qui mi soccorre quel film di quel robot che era un cartone animato per cui tutta la civiltà era uscita dal nostro mondo ed era andata su una grande astronave, Wall-in. E tutti erano diventati belli cicciotti perché non si muovevano, no? Ecco, non è questo il nostro futuro. Perché evidentemente il futuro è fatto delle grandi... E lì il motivo non era il fatto che c'erano tanti agi, era la polluzione proprio. Quindi anche lì un po' l'insegnamento di Greta Thunberg c'entra. La verità è che è una vita diversa.
e che probabilmente, anche qui vado sui nostri progenitori che facevano la vita nei campi, se avessero potuto antivedere, prevedere quello che sarebbe successo, ma stanno sempre in casa, ma non fanno niente, ma non vivono con la campagna, non vivono con gli animali, non vivono con le piante. È una vita diversa, è un mondo diverso che è cambiato. Ma ripeto, e sembra un pochino l'invidia quella di noi che diciamo dei giovani, sono tutte cose che se io avessi avuto 20 anni oggi farei a piene mani, ma non ci penserei neanche un attimo. La possibilità adesso con Canetta, che è malato come me, oltre a essere praticamente quasi mio coetaneo, cioè stavamo parlando di una partita che se non avessi avuto poco tempo mi sarei guardato nello smartphone, no? Che cosa mi vuoi dire? Cioè il sogno nostro, quando avevo 10 anni, me lo ricordo, superai l'esame di quinta elementare, mia mamma mi portò in treno a Lugano per comprare, il premio era una radiolina. Con la radiolina avrei potuto, ed è quello che ho fatto negli anni successivi, finché non si è rotta in maniera molto maldestra, cadendo dalla bicicletta, sentire tutto il calcio minuto per minuto che mi dava i secondi tempi delle partite di calcio. Ma vi rendete conto quel mondo cos'era? Oggi uno di 10 anni gli viene regalato lo smartphone con l'estensione dell'abbonamento a Sky in Italia e si vede tutte le partite in diretta. Cioè, ma stavo meglio io o stanno meglio loro? Non è paragonabile. Certo, io potevo sognare di più, mi immaginavo delle partite molto più belle di quelle che erano, eccetera, ma non c'è confronto. L'innovazione a questo porta, l'innovazione, andavo anche all'innovazione. Oggi ragazzi. Si chiama Manor. Vabbè, ma io quella, io sono vecchio. E questo è, cioè, non possiamo litigare col nuovo, dobbiamo prenderne atto. Ecco, non si litiga col nuovo, si prende atto e si cerca di fare degnamente la propria parte senza fare la ottantenne con la minigonna o l'ottantenne maschio con i jeans, ma cercando di conviverci bene. Che poi i giovani, quando vogliono partecipare alla vita vera, ci partecipano, lo hanno dimostrato, e le nuove tecnologie sono anche un mezzo poi per ritrovarsi, darsi appuntamento quando vogliono far valere il loro punto di vista, no? Greta Thunberg. Ma certo, hanno una tenuta etica che è la loro, su parametri loro. Non siamo i giudici delle nuove generazioni, siamo i predecessori, cioè sono due cose diverse. Però vedevo che si alzava. Altre domande? Sono io? Sì. Prima parlava della gratuità. Non lo sa lei. No, è che so che ci sono due microfoni. Prima parlava della gratuità, dell'informazione come commodity. Volevo chiederle, visto che uno dei sistemi citava la pubblicità, già oggi, soprattutto negli Stati Uniti, c'è una nuova forma di giornalismo in cui giornalisti e intere redazioni lavorano su articoli commissionati da clienti commerciali, che però vengono realizzati da giornalisti in forma indipendente e non come marchetta, chiamiamola col suo nome, si chiama native advertising. Lei, uno, cosa ne pensa? E due, se pensa che in Europa, diciamo in Italia e in Svizzera, possa passare questo principio? Ma tutto passa progressivamente. I branded content sulla gran parte delle testate digitali sono fatte in questo modo. Noi siamo sempre ancora molto attenti per deontologia a separare le cose. Però ci accorgiamo, mi pare se ne parlasse o stamattina o nel primo pomeriggio. Però in realtà, sì, se ne parlava il CEO di Swisscom. In realtà i giovani, e non soltanto i giovani, ormai sono abituati a scambiare qualcosa per la gratuità o dell'informazione o delle notizie o dei dati o della musica o del prodotto che trovano. E non ci trovano niente di male, neanche in una commistione, purché sia a loro vantaggio. Cioè, è questo il cambiamento che c'è stato. In realtà la deontologia è un problema nostro, di chi fa il giornalista, che non vuole che si dica che è smarchetta, come si dice nel gergo tecnico dei giornalisti, che si vende, cose di questo genere. Se tutto è chiaro, cioè se in testa a un articolo o a un servizio c'è scritto questo servizio è stato fatto autonomamente dai giornalisti, su richiesta pagata di una società che voleva che si aprisse lo sguardo sul mercato del software di qualche cosa, oppure delle auto ibride o quant'è, l'importante è che sia tutto chiaro. Il giovane, per avere la musica gratis, si prende anche 4 minuti di pubblicità prima,
e non obietta, anzi ringrazia. È diverso dai nostri tempi. Quando è sempre una questione di pesi e contrappesi dei poteri. Se tu te lo puoi permettere, fai a meno la pubblicità e la tieni lontana. No? Quando io passai dalla Rai a Canale 5 per fare il TG5, era... mi dava molto fastidio per dire adesso ci fermiamo per la pubblicità. Ma poi la sostanza è che o vivi del canone, come era la Rai, o vivi della pubblicità. Open, di cui parlo, nel suo piccolo, vive della pubblicità. E se tu sei bravo, e siccome fai un prodotto per giovani, identifichi uno spazio di utenza che è appetibile per chi fa pubblicità su alcuni prodotti, perché quasi tutti i giornali e televisioni non arrivano ai giovani, allora quello è il premio che hai. E il giovane sa benissimo che quello è l'articolo e quella è la pubblicità. L'importante è la chiarezza, ma è chiaro ed evidente che se l'informazione diventa gratuita, qualcuno i fondi li deve dare. E se chi fa, perché anche c'è questo aspetto, per cultura molti di noi novecenteschi è antindustriale, è socialista, come si diceva una volta, no? Però ormai questa cosa per un giovane è totalmente superata. La vita in un sistema che non è più che non ha più contrappesi in altri sistemi che non sono a economia di mercato, il mondo è fatto tutto di queste cose, che c'è chi vende i propri prodotti e noi che li compriamo. Il giovane è perfin contento se vede la pubblicità del nuovo smartphone prima del tuo servizio o articolo, perché vede una cosa che molto spesso è più interessante del tuo articolo e tu ci devi stare. Quindi parola chiave, trasparenza. Purtroppo abbiamo finito il tempo per le domande. Una signora, lo vedremo. Ma Mentana rimane con noi, gliela fa sì, dopo. Sì, ma un signora, secondo, è l'ultima. Grazie. Allora, io bene, volevo allacciarmi al discorso di prima sul non uscire di casa. Ma dopo. Allora, no. Però volevo appunto dire che comunque le nuove tecnologie ci offrono anche l'opportunità di uscire dagli uffici con lo smart working, quindi tecnologia può essere usata in maniere diverse, quindi questo fanno anche i giornalisti di Open. È stato indolore, sì, è così, ha perfettamente ragione. Si poteva fare anche prima, ai tempi del telefono, devo dire la verità. La verità è che è cambiato il modo di intendere il lavoro da parte di chi fa il personale, che adesso si dice HR, quindi tutto cambia. Grazie Enrico Mentana.